Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi sono nella mia cabina radio, come potete vedere questo significa che filmerò un video modaiolo, quindi come vedrete dal titolo sicuramente vi faccio la mia collezione completa Chanel, quindi dagli accessori alle borse, dalle scarpe alle spille vi faccio vedere tutte le cose Chanel che ho. Preparatevi per una bella carrellata, non so quanto durerà questo video ma presumo parecchio, quindi cercherò di andare abbastanza veloce tra una cosina e l'altra. A parte questo, volevo tanto 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 ringraziare tutti voi che siete venuti all'incontro a Trieste. Eravate tantissimi, c'era una fila incredibile sia sotto che su, e cioè se conoscete il posto sapete di cosa sto parlando, perché c'era appunto tutta la fila in strada, avete bloccato il traffico, eravate tipo 300 ragazzi, 300 persone a Trieste, io non me lo sarei mai aspettato, mi batteva forte il cuore, ero emozionatissima, incredula soprattutto, perché veramente così tanta gente in una città che non è centrale, che non è, voglio dire, non è Roma, non è Milano, e veramente ho avuto una risposta pazzesca da parte vostra, vuol dire che siete contenti se riesco ad organizzare anche dalle mie parti, e quindi mi ha fatto tanto piacere il fatto che foste così numerosi, quindi ci tengo davvero di cuore a ringraziare ognuno di voi che è venuto e si è fatto le ore di fila per vedermi, non so come ringraziarvi, e spero di meritarmelo davvero perché siete eccezionali, cioè io ho la family migliore al mondo, che poi siete sempre educati, bravi, fate amicizia tra di voi, cioè non ci sono mai litigi nelle file, io veramente sono... Anche lo staff di Goranwiller mi ha fatto i complimenti perché siete veramente super educati, io gliel'avevo detto, gliel'avevo anticipato, la mia famiglia è super educata, sono bravi ed effettivamente è sempre così, quindi bravi, sono orgogliosa di voi, e voglio anche ringraziare tantissimo tutto il team della Goranwiller Hair Spa perché erano in tantissimi a lavorare per noi e sono riusciti ad organizzare in poco tempo un evento epico, era tutto perfetto, sono molto felice che tutti voi siete rimasti contenti perché veramente dietro c'è un grosso lavoro e devo tutto questo all'organizzazione super top di Goran e di tutto il suo staff, quindi grazie, e grazie ancora una volta a tutti voi che siete venuti perché veramente mi fate vivere un sogno. Comunque, bando alle ciance, io mi dilungo sempre tantissimo nei miei video, lo so, nei miei intro, lo so, perdonatemi, ma dovevo dirlo, dovevo ringraziarvi. Allora, inizieremo dalle scarpe a questo punto, visto che c'è Audrey qua che ci si sta strusciando e lei ha una mania folle per le scarpe, specialmente per queste Chanel che mi ha già disintegrato, infatti aiuto. Infatti sono piene di peli, come potete notare, ok? Grazie Audrey, e me le ha tutte rovinate dall'interno, ma alla fine, cioè, ma veramente imbarazzante, erano perfette, le ho tirate giù dalla scarpiera, è arrivata lei e me le ha disintegrate. Comunque, queste sono le prime, vabbè, ne ho due di paia Chanel, queste sono le prime, sono queste ballerine, imbarazzanti, in questo momento sono queste ballerine con la classica, che non mi ricordo mai come si chiama, kilted, mi sa, boh, non lo so, con la classica pelle a quadri e con il logo Chanel sul davanti. Io ho un 40 ragazzi, quindi il mio piede è parecchio grande, c'è questo fiocchetto e questo logo Chanel davanti. Credo di averle, anzi sicuramente le ho da tipo dal 2014 o 2014 o 2015, quindi sono un bel po' di anni che le indosso, continuo ad adorarle, le uso tanto, so che in tanti discriminano le ballerine, ok? Io non sono d'accordo con ciò, a me piacciono molto le ballerine, mi piace come mi stanno, sono comode, non lo so, non capisco perché c'è tutto questo hate sulle ballerine, perché a me sinceramente piacciono tanto, e infatti ne ho un altro paio in questo video, prima uscirò dall'inquadratura parecchio per andare a prelevare tutto. Comunque, queste sono invece le seconde ballerine che ho preso di questo brand, sono simili diciamo alle altre ma non uguali, sono di una pelle un pochino più morbida, sono bianche con la punta nera, anche qui c'è il doppio logo, queste però sono completamente lisce e hanno la punta più lucida, anche queste hanno un fiocchetto e queste hanno la suola marrone perché facevano parte di un'edizione limitata, mentre quelle con la suola nera che vi ho appena fatto vedere facevano parte invece di della collezione permanente, perché in realtà erano difficili da trovare queste, però poi sono rientrate
riuscite con un'altra collezione e quindi le ho prese al volo. Queste le ho utilizzate un pochino di meno, ma le ho utilizzate comunque parecchio. In realtà sono un pochino meno abbinabili rispetto alle altre, ma relativamente mi piacciono tanto anche qua. Io impazzisco per le ballerine, quindi fatemi sapere se voi siete del club ballerine sì o siete del club ballerine no, perché mi sa che o le ami o le odi le ballerine, vero? Non c'è una via di mezzo. Arriviamo agli accessori. Allora, questa è una... in realtà non vi ho neanche spiegato perché sto filmando questo video, perché ad ogni incontro mi dite sempre che i vostri video preferiti sono, vabbè, i vlog, i mukbang, ma poi tantissimi mi dite anche che i vostri video preferiti sono quelli in cui vi faccio vedere le mie borse, what's in my bag, bag collection, eccetera eccetera. Quindi ho pensato che una tipologia di video così potrebbe essere carina. Fatemi sapere comunque se vi piace, se la volete anche per altri brand, eccetera eccetera. Lo farò, però Chanel lo sapete che è comunque il brand che più amo ed è quello, credo, assieme forse a Louis Vuitton, di cui ho più roba. Poi c'è questa. Allora, questo in realtà è un cappellino che ho preso su Asos, ok? L'ho pagato tipo, non lo so, tipo 50 euro, non l'ho pagato tantissimissimo, ma non c'entra niente con Chanel. Quella che è di Chanel è questa spilla con le perle, è tutta dorata appunto con queste perle lungo le doppie C, sono... è molto carina questa spilla e amo perché è talmente versatile, perché posso metterla su qualsiasi capo di abbigliamento, su un maglione, su una sciarpa, appunto su un cappello, su un cappotto, e li rende subito più stylish, più eleganti. E quindi non escludo di prenderne altre di spille simili. Poi, allora, arriviamo agli orecchini. Allora, non mi ricordo esattamente i primi che ho preso, ma mi sa che erano questi. Questi sono gli orecchini a chiodino con doppia C e con tutti questi strass. Eccoli qua, sono molto belli, anche questi come prezzo per essere Chanel sono piuttosto contenuti, specialmente quando li ho presi io, perché questi li ho presi ormai parecchi anni fa, sarà stato tipo il 2008, credo, prima di aver iniziato a fare video, quindi li avevo pagati veramente poco. L'unico problema degli orecchini con gli strass, ne ho parlato spesso sul mio canale, è che appunto tendono a perderli, tendono a perdere i brillantini. Quindi se desiderate un paio di orecchini Chanel con la doppia C eccetera, io vi sconsiglio vivamente di prendere quelli con gli strass, perché tendono a cadere. Io poi li ho fatti anche riparare, ma uno, la riparazione si vede un po', perché ad esempio hanno utilizzato una colla verdognola e si vede dove è stato riattaccato lo strass. Due, perché poi li ha ripersi di nuovo e quindi non mi va di riportarli per la seconda volta a riparare. Sarebbe stato meglio appunto prendere un paio senza gli strass. Poi, altro paio di orecchini Chanel sono questi con la doppia C un pochino più piccolina e con questa perla pendente sotto. Anche questi, se non sbaglio, li ho presi prima di iniziare YouTube, quindi sarà stato o il 2008-2009 oppure forse nei primi tempi di YouTube, tipo 2010, ce li ho da tantissimo, sono sempre perfetti, devo dire la verità, appunto non essendoci strass non ho avuto nessun tipo di problema, il colore è perfetto, la lacca è perfetta, sono un po' sporchi di fondotinta, ma la lacca è perfetta, la perla è perfetta, non si sono rovinati e li ho usati veramente tantissimo. Quindi questo secondo me potrebbe essere un primo acquisto per quanto riguarda i gioielli, gli orecchini Chanel, molto meglio preferire questi piuttosto che quelli con gli strass. Poi altro paio di orecchini che ho preso, questi mi ricordo molto bene di averli presi a Parigi, anche questi però purtroppo hanno gli strass, sulla farfallina ci sono 4 brillantini e uno è irrimediabilmente caduto. Però mi ricordo benissimo della giornata in cui li ho presi, sarà stato tipo il 2010-2011, quindi veramente i primi tempi di YouTube, li ho visti in vetrina a Parigi e me ne sono innamorata e li ho presi subito, se non sbaglio è stato il mio primo acquisto da Chanel a Parigi. Poi questo l'ho preso ad Amsterdam quando abitavo su e mi ricordo che ero assieme ad Emelza quando l'ho preso e sarà stato tipo 2013, una roba del genere, e mi ricordo che c'era anche la versione con i ciondolini un po' più grandi, però era parecchio caro, quindi ho scelto la versione con i ciondolini un pochino più piccolini, cosa di cui sono molto felice perché sarebbe stato un pochino troppo esagerato poi, specialmente adesso che insomma vanno di moda un po' i bracciali un pochino più sottili, un pochino più eleganti. Adoro questo bracciale per i ciondolini che ha, c'è il ciondolino con la ballerina, poi c'è quello con la boccetta di profumo Chanel numero 5, poi c'è
in realtà la borsetta con questa perlina, questo logo doppia C Chanel che è l'unico ad essersi rovinato un pochino, e poi c'è il cappellino di Coco Chanel e questo quadrifoglio. Poi altro paio di orecchini, spero che l'illuminazione sia decente in questo video, comunque altro paio di orecchini che ho preso Chanel, e anche qui ho commesso questo grave sbaglio perché anche questi hanno perso gli strass, li ho portati a riparare e li hanno ripersi entrambi, quindi anche qua ho perso le speranze, peccato perché mi piacciono tanto questi, ma vi dico la verità che continuo ad indossarli, chi se ne frega, cioè non me ne frega niente, a me piacciono anche se mancano due strass, uno da una parte e uno dall'altra, sono comunque molto carini e sono appunto questi orecchini, questi sono color argento scuro, un color metallo, e appunto sono molto molto belli, però li vedete i due strass, entrambi ne hanno perso uno, comunque continuano a piacermi moltissimo, sono molto semplici ma anche molto eleganti. Poi non so perché vi ho fatto vedere il bracciale, volevo farvi vedere prima tutti gli orecchini e poi passare per categorie, ma vi ho fatto vedere il bracciale, sono andata un po' più in ordine cronologico. Poi invece altro paio di orecchini sono questi, questi li ho presi più di recente, sarà stato l'anno scorso se non sbaglio, quindi tipo forse 2017 o inizio 2018, una roba del genere. Audrey è qua che sta cercando di sabotare il mio video e distruggere la videocamera. Questi li ho presi, oddio dove li ho presi? Mi sta venendo il dubbio, mi sa a Milano, ma non sono sicura. Comunque sono un pochino più grandi di quelli che vi ho fatto vedere finora e sono color oro chiaro con tutte queste perline. Anche questi secondo me sono molto eleganti, molto carini. Il fatto che siano un pochino più grandi rispetto agli altri fa sì che io li usi più quando ho i capelli raccolti e fanno la loro figura. Tra l'altro, cosa interessante, le perline non cadono come gli strass, quindi se siete indecisi tra uno e l'altro sicuramente optate per le perline. E poi altro paio di orecchini, questo è l'ultimo paio di orecchini, questi sono i classici bottoncini, sono praticamente fatti ispirandosi alla chiusura delle borse classiche ed hanno appunto il doppio logo con il quella specie di che ne so, coso per l'apertura, per aprire appunto la borsetta. Anche questi sono molto classici, sono vintage, quindi sono anche placcato oro, peccato che abbiano questo pirulicchio, che abbiano la clip, che io detesto perché fanno un male cane, ragazzi. In tantissimi però mi avete consigliato di portarli dall'orafo per farci mettere il chiodino ed indossarli come orecchini normali, quindi vi ringrazio per questo super super consiglio perché è una cosa che farò assolutamente, non sapevo che si potesse fare, vi dico la verità, e quindi mi avete aiutato tanto. Altro paio di orecchini Chanel sono questi, questi li ho presi parecchio di recente, qualche mese fa, sono molto eleganti, quindi più da serata, con un abito più elegante eccetera eccetera, li ho messi una o due volte, quindi appunto sono per delle serate particolari, ed alcuni dicono sono pacchiani perché c'è la scritta Chanel eccetera, però secondo me non lo sono, a me piacciono molto, appunto deve esserci l'outfit ideale, quindi magari un total black o un abito comunque più elegante, più da sera eccetera, indossati senza altri gioielli se non magari un braccialettino sottile o forse un anellino eccetera eccetera, per appunto non risultare troppo esagerati, ma secondo me sono bellissimi e hanno appunto la classica scritta Chanel in tempestati di questi strass, e lo strass c'è anche sul chiodino prima del pendente. Io li trovo stupendi e sono molto molto contenta di questo acquisto, spero solo che gli strass non cadano, ma visto che sono molto diversi e incastonati in modo diverso rispetto agli altri che vi facevo vedere prima, teoricamente non dovrebbero esserci problemi, per adesso sono perfetti. Poi anelli, ho due, ovvero tre anelli di Chanel, il primo è questo che anche questo aveva perso gli strass ma l'ho portato a riparare e adesso vi dico la verità, è perfetto, questo l'ho preso a Los Angeles ed ha questi strass rosa e bianchi, c'è il doppio logo con queste due camelie, insomma presumo, molto elegante, un pochino più grande rispetto agli anelli che porto tipicamente, quindi va indossato da solo, non mi piace abbinarlo ad altri anelli sulla mano eccetera, però secondo me è molto molto carino. E poi ci sono questi due anelli, questi in realtà vengono venduti assieme e questi non mi ricordo esattamente, ma se non sbaglio li ho presi a Parigi nella boutique Rucambon, sì anzi sicuramente è stato il mio primo acquisto in Rucambon a Parigi, quando ti danno il pacchetto
pacchettino bianco, quindi sì, mi ricordo, e penso fosse il, ma anche questi li ho presi parecchi anni fa, tipo 2014-2013, una roba del genere, sì, credo 2014, ma in realtà voi sapete più di me su ciò e avete molto più, cioè una memoria molto più buona rispetto alla mia, e questi appunto vengono venduti assieme, uno a, ma io non li porto quasi mai assieme, in realtà li porto singolarmente, credo sia difficile ormai reperirli, ma simili, devo dire, li ho visti qualche mese fa, quindi forse qualcosa di simile riuscite a trovare. Appunto, a me piace tantissimo indossarli singolarmente, quasi mai assieme, perché li trovo forse un pochino esagerati tutti e due. Poi collane ne ho due, una è questa che può essere sia di media lunghezza che più corta, perché si può regolare grazie a questo anellino, quindi può essere sia di questa lunghezza che di questa lunghezza, ok? E c'è il doppio logo Chanel con il quadrifoglio e poi bellissima questa borsetta classica come pendente. Anche questa l'ho presa parecchi anni fa, ero ancora ad Amsterdam e credo proprio di averla comprata, anzi sicuramente l'ho comprata nella boutique di Amsterdam, ma mi è piaciuta subito e non la indosso più tantissimo, ma ci sono super affezionata, quindi non la darò mai 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 via, e credo sia anche parecchio difficile da trovare ormai questo pezzo. Altra collana del brand, stesso modo di regolazione, anche questa può essere sia indossata lunga che più corta grazie a questo anellino che si può regolare, e c'è come ciondolo c'è questa camelia nera con il logo WC. Anche questa non la indosso da un po', ma ci sono super super affezionata. Anche questo è stato uno di quei acquisti che ho fatto ad Amsterdam quando ci abitavo, credo fosse anche qui tipo il 2013, e ritengo che sia ancora bellissima, è veramente stupenda. Ultima cosina per quanto riguarda gli accessori, c'è questa cintura che si vede anche parecchio in giro, in realtà è fatta con questa catena color oro, all'estremità c'è il logo Chanel e poi lungo appunto questa catena c'è effettivamente, ci sono le lettere che compongono il nome del brand. Questa l'ho presa vintage in realtà, in una boutique molto bella a Cortina l'ho presa vintage, e l'ho presa per essere indossata anche come collana lunga. Vi sembrerà strano, ma ci sta molto molto bene. Altra cosina Chanel sono questi occhiali da sole, sono rossi con le lenti graduali, mi sa che si dice, quindi sono un pochino più scure sopra e poi vanno a schiarirsi leggermente verso il basso, sono appunto di questo colore rosso e sono un po' strani così indossati con questa maglia, ed hanno questo logo stile Lego della collezione, simile un po' ai Lego che aveva fatto Chanel qualche tempo fa, di cui non mi ricordo il nome. Comunque hanno sulla stanghetta all'inizio appunto il doppio logo Chanel, a me piacciono moltissimo, sono vabbè di ottima fattura, avevo già un paio di occhiali Chanel neri con il fiocchetto bianco qui anni fa, e continuo a pensare che Chanel abbia degli occhiali veramente veramente pazzeschi, sia come bellezza che come qualità, anche se per me è sempre difficile trovare il paio di occhiali giusti, infatti non guardo mai il brand ma guardo più che altro la forma, e questi invece mi sono piaciuti molto. Ok, arriviamo alle borse, qui se avete visto il mio video della collezione di borse completa già le conoscete, quindi non mi soffermerò proprio su una ad una, andrò magari un po' più per tipologia, iniziando dai wallet on chain. Questi sono appunto dei portafogli su catena, quindi entrambi hanno un po' appunto la forma e la misura di un portafogli, però hanno la catena, ma hanno parecchie tasche, quindi insomma in realtà ci sta parecchia roba se non siete abituati a portarvi dietro il mondo, io a volte lo faccio, però sono molto carini, sono differenti come tipologia, questo è lucido e anche la il pattern, diciamo la fantasia è leggermente diversa, questo ha
una tasca sul retro, questo no, ma ultimamente preferisco utilizzare borse un pochino più grandi rispetto ai wallet on chain, ma hanno sempre il loro fascino. Questi due sono molto estivi e non vedo l'ora di ricominciare ad utilizzarli. Questo preso ad Amsterdam, questo preso a Parigi. Poi ci sono queste due borsette. Questo è, se non sbaglio, chiamato Vanity Kit, ragazzi, l'ho preso a Parigi, anche questo in Rocambole, molto molto bello. In realtà volevo la versione più grande, non l'avevo trovata, comunque di questo bellissimo colore nude, ci sta parecchia roba all'interno perché è molto largo. In realtà anche questo ha la catenella, posso indossarlo a tracolla e lo adoro. Ha il logo Chanel davanti e poi questo bellissimo lucchetto con la chiave qua sotto in modo da poterlo chiudere e renderlo super super sicuro. E poi c'è questa piccolina, anche questa con una lunga catena, questa è ancora più piccola rispetto ai wallet on chain, è veramente ci sta l'essenziale, ma ragazzi, con un abito total black o tinta unita e con qualche dettaglio dorato per una serata è perfetta. Poi ci sono loro, entrambi neri con hardware dorato. Questo è il mio zainetto che ho preso a Chanel, da Chanel volevo dire ad Amsterdam, no, da Chanel, ad Amsterdam, quando già ero tornato a vivere in Italia, sarà stato tipo il 2017, e la versione media, cioè sia una versione più piccola che una versione più grande, questa è decisamente la mia grandezza preferita. Amo questo zainetto, lo indosso tantissimo, ci sta un sacco di roba, è abbastanza delicato come pelle, ma è stupendo. E tra l'altro, insomma, lo sapete se mi seguite da un po', è l'unico zaino che ho, l'unico zainetto. E poi c'è lei, questa è una borsa vintage, ha tipo più anni di me, l'ho trovata qua a Trieste ed è appunto, si nota che è vintage, quindi un po' più vecchiotta perché i quadri sono più piatti rispetto alle altre, adesso sono un pochino più bombati. Comunque anche questa è una borsa da sera, non necessariamente la uso solo di sera, ma è più una borsa da sera, può essere indossata soltanto a spalla perché è parecchio corta, ma è comunque molto molto bella secondo me, anche se in realtà da quando ho preso la boy bag, che più o meno ha le stesse colorazioni, più o meno ha la stessa grandezza, tendo ad utilizzare più la boy bag, ma continuo ad amarla. Arriviamo appunto a loro, le boy bag, ne ho due della stessa grandezza, aspettate che vi tolgo questa cinghia, ne ho due della stessa grandezza. Quella nude l'ho presa a Los Angeles, questa l'ho presa ad Amsterdam. Amo le mie boy bag, le uso tantissimo, era una tipologia di borsa che inizialmente non mi convinceva tantissimo e poi me ne sono innamorata, quindi in realtà non escludo di prenderne una terza. Ne avevo vista una rosa che era stupenda, era veramente bellissima, di un rosa chiaro, e se dovessi ritrovarla non me la farò scappare. Comunque queste due sono appunto sicuramente tra le mie borse più utilizzate, forse quella nera un po' di più, ma in realtà le uso tantissimo, le amo, sono capienti quanto basta e non lo so, mi fanno impazzire le boy bag in realtà, forse quasi più di quelle classiche ultimamente. Noterete piano piano che tutte le scansie dietro si stanno svuotando man mano che ve le faccio vedere. Poi borsa in tessuto ne ho due, questa è una medium come taglia, questa è una mini. Questa ha la catena piuttosto corta e si può indossare più a spalla che altro, mentre questa in realtà ha una catena molto molto lunga e quindi si può indossare anche a tracolla. Tutte le mini rettangolari si possono indossare a tracolla, mentre quelle quadrate, a meno che non siate abbastanza piccoline, è un po' più difficile. Quelle rettangolari hanno la catena più lunga, quindi per me è assolutamente impossibile indossare quelle quadrate a tracolla perché sono troppo alta. Comunque sono appunto entrambe in tessuto e entrambe dei classici. Questa, vi devo dire la verità, la sto indossando di più. Da quando ho filmato quel video mi sono impegnata veramente, perché vi avevo detto la uso poco eccetera eccetera, mi sono davvero impegnata e adesso la sto usando tantissimo, quindi sono molto molto contenta. Anche con questa maglia in realtà ci sta bene secondo me, e questa verde invece la indosso un pochino di meno, però non sto vendendo le mie Chanel, perché quando dico in un video che magari una borsa la indosso poco, mi ricevo migliaia di richieste se la vendi, io ci sono. No, non le sto vendendo per il momento, di solito comunque se le vendo in un battibaleno le Chanel, però non le sto vendendo. Comunque sì, queste sono
due in tessuto, le uniche due di questo materiale che ho. Poi ci sono le jumbo, ne ho tantissime di jumbo, cioè tantissime, no? Sì, 5. Vi faccio vedere queste che sono forse come colori le più classiche, cioè nera, caviar e bianca, lambskin. Questa bianca ancora non è andata alla Chanel Spa, ancora non c'è andata, non so se ci andrà mai perché continuo a dirlo ma non la mando mai, continuo ad usarla così come sta, bianca con hardware dorato chiaro e nera con hardware argentato. Questa è una delle mie borse da combattimento che uso sempre, questa invece è un pochino più delicata quindi la uso un pochino meno, ma le amo entrambe. Si noterà che la jumbo è la mia taglia preferita per quanto riguarda le borse classiche Chanel. Queste sono altre due, rossa in caviar con hardware argentato, questa invece è beige, sempre in caviar però con hardware dorato. Questa è praticamente nuova, l'ho usata poco, è una borsa che uso di più in primavera, autunno, non so perché, credo che come colorazione sia un pochino più primaverile autunnale, ma la amo, è veramente un classico classico da avere in questo colore. E anche questa rossa la adoro spesso quando ho dettagli rossi tipo rossetto, smalto rosso eccetera, oppure qualche altro capo di abbigliamento di questo colore, mi piace tanto abbinarla, è stupenda. E poi arriviamo alla mia recente, al mio recente acquisto per quanto riguarda questo brand, che è questa, è la mia jumbo rosa con hardware dorato chiaro. L'ho presa a Roma quando sono stata giù per l'incontro con Benefit, tipo cos'era, un mese fa, vabbè, la sto indossando quasi ogni giorno, la amo, io amo questo colore. Se ne usciranno altre di questo colore un pochino più chiaro, io, cioè, impazzisco per il rosa, è stupenda, la amo e sono super super contenta di averla presa, non me ne sono pentita per un attimo. Poi altre due dai colori più chiari, questa è la questa è una medium, una small, non mi ricordo mai, comunque è un pochino più grande rispetto alle mini come taglia, l'ho presa da Chanel a Parigi, questo è stato il penultimo acquisto per quanto riguarda questo brand, l'ho presa qualche mese fa, sono innamorata letteralmente di questo colore, lo trovo stupendo, adatto a tutte le stagioni e è bellissima, io cioè la adoro. Questa assieme a questa rosa forse sono le mie preferite di questo brand in generale. E poi c'è questa che è una mini, questa è un color tan, quindi un nude più abbronzato, quasi un marroncino, metà tra il nude e il marroncino, e una mini come l'altra, però questa è quadrata e quindi vi dicevo che la catenella è un pochino più corta, ma è molto elegante questa, riesco ad abbinarla sempre a qualche outfit un pochino più appunto elegante, un pochino più particolare. La adoro, non necessariamente solo da sera, in realtà ci sta parecchia roba perché è bella larga, è stupenda. E poi ci sono queste due borse gigantesche del brand, questa l'ho presa a Venezia, questa l'ho presa a Dubai, questa è una borsa da mare, in realtà è tutta fatta in tela a parte qualche dettaglio in pelle, è super capiente, adesso all'interno c'è la dust bag, ma appunto è una borsa da spiaggia che ho usato tantissimo in estate alle Maldive o comunque sempre quando andavo al mare, però vi sto dicendo, vi devo dire la verità, questa penso proprio che la venderò, non so quando, ma devo decidermi al 100%, ma penso che la venderò perché da quando ho preso questa tendo, cioè penso di indossare questa anche in estate per la spiaggia eccetera, perché anche questa è fatta tipo in un materiale super resistente, non è cotone, non saprei descrivervelo, comunque è super resistente. Faccio fatica perché è strapiena, adesso c'è anche il mio computer, quindi però la amo, la uso sia per viaggiare che per appunto che quando ho bisogno di un po' di spazio in più, e ci sta perfettamente, il computer è stupenda. Quindi con questo non ci posso credere, spero almeno di avervi fatto vedere tutto, con questo ho finito la mia collezione completa Chanel. Questo video è lunghissimo, io mi scuso con voi, fatemi sapere come vi dicevo prima se vi è piaciuto questo video, se lo volete di altri brand lo farò sicuramente, io vi mando un bacio grandissimo mia Fevi, noi ci vediamo domani che è martedì e niente, vi mando un abbraccio fortissimo, tanti baci, a domani, ciao!